Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nella bozza del ministro Calderoli è previsto che questo modello di autonomia avvenga a costo zero per lo Stato. Sostanzialmente i soldi dei veneti restano in massima parte in Veneto, i soldi dei lombardi restano in massima parte in Lombardia, i soldi che mancano per i servizi disastrati di gran parte dell'Italia, diciamo dalla Toscana in giù, non ci saranno perché il fondo di perequazione, cioè quel fondo nel quale finisce compensativo, quella somma, diciamo, che compensa la mancanza di risorse, sostanzialmente non viene aumentato, sparisce. Significa quindi, tradotto in maniera semplice, che il Sud con questa riforma non viene spaccata l'Italia, si disintegra l'Italia. E io mi auguro e mi aspetto che i parlamentari della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia del Sud abbiano il coraggio di dire che vanno rispettati i cittadini delle loro regioni e non le segreterie di partito. Tant'è vero, mi fermo, che qui nel Lazio c'è una cosa curiosa, ci sono le elezioni regionali, il candidato della destra si chiama Rocca, che è un personaggio che non si vede nei manifesti perché c'è la faccia della Meloni, e ieri la Meloni, che ha detto a quell'evento di Poste che non devono esserci cittadini di serie A e di serie B, e poi contemporaneamente porta in Consiglio dei Ministri questo modello di autonomia, ha nel suo stesso candidato Rocca, l'uomo senza volto, uno che ieri ha criticato questa riforma, perché se sarà eletto poi dovrà rispondere ai suoi cittadini e dovrà spiegare perché il candidato di sinistra ha chiuso 16 ospedali e lui ne chiuderà ancora di più. È tardissimo, un attimo, fatemi andare in pubblicità.